È terminato 3-0 a favore della QN Padova il primo test stagionale disputato contro la Stanford University, l'ex squadra del nuovo palleggiatore bianconero James Shaw. Un risultato mai messo in discussione visto il divario tecnico tra le due squadre, ma sono state molte le note positive di questa partita. È piaciuto sostanzialmente l'atteggiamento, però abbiamo un sacco di cose su cui lavorare, su cui migliorare, per cui ma insomma questo è normale a questo punto della stagione. È da solo una settimana in pratica che lavoriamo più o meno tutti quanti assieme con la palla, per cui sì, ci sono parecchi meccanismi di gioco da sistemare, da correggere, da esplorare, a partire dalla connessione tra i ricevitori, dalla connessione tra palleggiatori e schiacciatori, però insomma ho visto delle cose positive e comunque volontà di lavorare, di migliorare. Quindi questo, direi che dobbiamo partire assolutamente da questo concetto. I ragazzi sono stati bravi a farsi trovare pronti già dalla prima settimana e stiamo lavorando parecchio, per cui i ragazzi chiaramente in questo momento non sono brillanti, ma è naturale in questa fase della stagione. Prossimo appuntamento venerdì 2 settembre alle ore 18 alla QN Arena, quando i bianconeri ospiteranno Montecchio Maggiore, formazione che la prossima stagione affronterà il campionato di Serie A2. Settimana prossima troveremo un gruppo dall'altra parte che con caratteristiche tecniche sicuramente diverse rispetto all'Università di Stanford, per cui immagino che possano essere messe più sotto stress, diciamo, le nostre inefficienze, i nostri meccanismi ancora arrugginiti o comunque da sistemare.